tutti, io sono Creo, vi do il benvenuto a questo terzo episodio su Resident Evil 2, Claire B. Allora, andiamo avanti. Ah, ho guardato, non ci sono trucchi per, almeno io non ne ho trovati, per avere la chiave per aprire l'armadietto dei costumi. Vi avrei fatto vedere il costume, ma nulla. C'è anche un'arma. Però nada. Avrei dovuto finire il gioco prima, una volta, ma vabbè. Allora, andiamo di qui. Entriamo qua dentro. Ok. Abbiamo usato la chiavuccia. Allora, qua c'è un po' di roba da prendere. Dunque, adesso io non mi ricordo più qual è il coso da aprire. Qua c'è qualcosa. Ok. Allora, una foto da sviluppare. Qua. Qua non c'è un cazzo. Qua non c'è una mezza. Andiamo di qua. C'è altra roba, eh. Allora, le freccioline per la balestra. Che io equipaggerei subito. Puff. Poi qua non c'è niente. Qua. Usare il grimaldello, ovviamente sì. E qua c'è il plastico del C4. Ok, per distruggere il muro? Sì, 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 lo so, lo so. Ma non c'era un file qua? Forse qua? C'era un file da leggere? Ma... Non mi ricordavo... Forse mi ricordo male. Ma forse mi ricordo male io. Vabbè, sarò io che mi ricordo male. Andiamo di qua. Allora. Dai. Ok, forse è morto. Non lo so, eh. Usiamo la balestra un po'. Aspetta, così. Aspettate, l'erba la prendo dopo, va? Allora. Ah, qua c'è un altro. Dai, ma l'ho beccato di striscio. E la putè. La putè, non uso l'ultimo proiettile. Così impari. Allora, qua c'è il foglio per Leon. Memo per Leon, ve la lascio leggere. Poi. Qua. Munizioni per la pistols. Allora. Combina. Dai, ho due proiettili. Allora, io adesso poi li sparo. Dov'è lo zomba? E laggiù la zomba. Ma ce ne sono due. Così ci liberiamo uno slot. Volevi, stronzo. Pezzo di merda, oh. Allora, dobbiamo prendere il detonatore che è qua. Ok, sì. Combiniamolo. Combina. Ok. Poi ho preso tutto. Qua ho ucciso tutto l'uccidibile. Ah, ecco qua. Prendiamo anche questa erba. Tanto adesso poi torniamo indietro alla stanza di salvataggio. Sviluppiamo la foto e... E boh, finita lì qua. La devo sbloccare. Sì. Ok, l'ho sbloccata. Ho preso tutto. Torniamo indietro. E credo che per sta puntata qua la parte dove si spara è questa. Perché da quel che ricordo non c'è più nient'altro da uccidere in questa puntata, ovviamente. A meno che mi dimentico qualcosa, ma dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Allora andiamo qua alla sala di salvataggio. E posiamo
un'erba e sviluppiamo la foto. Quasi quasi poso anche il C4, ma posiamo un'erba che la metto qua, guardate, lì c'è il posto giusto. Mettiamo questo, è chiave, ci serve l'altra erba, la lasciamo, ok, boh. Aspetta, va. Combina, così almeno è carico. Qua sviluppiamo la foto. Alla rullino B, vi lascio anche qua un paio di secondi per leggere, mettete in pausa. Ok. Bon, allora adesso andiamo indietro, saliamo sopra. Dai. Alà. E sta parte qua, sto gioco qua, la parte di Claire dura un po' di più rispetto a quella di Leon, da quello che mi ricordo, durerà 3 orette e qualcosa, un po' di più, mezz'oretta in più o meno. Forse 4 ore, perché Leon avevamo finito in 3 ore e qualcosa, forse questa qua ne dura 4. Allora, poi andiamo di qui. Poi, è vero, l'altra volta non ci ho pensato, qua c'è il tavolino da sbloccare con il grimaldello. Non è qua, è più avanti, la stanza dopo, e lo sblocchiamo. Dai, e corri. Eccolo qua. Con Leon si trovava una parte per modificare la pistola e con lei invece delle munizioni, se non sbaglio, infatti. Munizioni. Poi mettiamoci un po' la pistola, va. E là, entra. Ok, siamo nella libreria. Aia, si è spaccata la serranda. Allora, qua c'è l'erba rossa che prendo. Prendimi l'erba rossa, grandissima. Claire, poi lasciatevi almeno uno spazio libero. Saliamo so, dai, saliamo so. Dindu. Porco Giuda, se mi fa incazzare. Andiamo in qua. È proprio come con Leon. Badadabam. Dabadadam. Dai. Oh, ma dove sti falegnami? Che usano il legno del Menga. Qua c'è sempre l'enigma. Come con Leon, è uguale. Ok, è una cagata. Schiacciamo il pulsantinos. Ma là dobbiamo fare come nella storia di Leon, tutto a destra. I due che ci sono qua si mettono a destra. Allora. Sì, destra. E idem l'altro. Destra. Ok, andiamo a prendere quel pezzo lì di pietra, mi sembra che è un emblema di pietra. Pietra serpente, ok, bon. Adesso, usciamo da qua, saliamo di nuovo sopra. E sì, poi. Ok, stavo calcolando cosa dobbiamo fare, ma me lo ricordo. Andiamo di qua. Qua sopra avevo ucciso tutto, mi sembra. Sì, avevo ucciso tutto. Aspetta. No, ma ho sbagliato, non è qua sopra. È al piano di sotto ancora. Scusate.
ogni tanto la memoria fa ci lecca. Qua sotto dobbiamo andare. Che pirillo che sono. Allora, dai, Claire. Vai. Ok, sì, era qua che intendevo io. Allora, corriamo. Tanto non c'è più nulla. Dai, Claire. Sembra ubriaca, ma contro il corrimano come una scema. Ok. Qua c'è la stanza di salvataggio, dunque. Posiamo l'erba rossa. Poi anche posiamo via ste tre frecce. Prendiamo questo, questo e boh. Ah, anche il C4. E posiamo. Aspetta, questa erba qua la metto qua assieme a tutta l'altra erba. E prendiamoci anche il C4. No, porco Giuda. Ok, ce l'ho fatta. Dovrebbe essere a posto. Ok, allora. Poi qua, dove c'è sta porta, usiamo il C4. Scappa, Claire. Tutto questo lo fa da solo il gioco. Lì andiamo dopo, andiamo a mettere le gemme. Ok. Che cazzo? Ah, è perché cammina sui vetri. Porca merda, che spavento. Pensavo ci fosse qualcuno. Uno. E uno, due. Voilà, che pettorali. Prendiamo il pezzo qua di tessera. Di tessera, di pietra blu lì, che cacchio è. E boh, andiamo via. Ovviamente adesso andiamo di qua. Ah là. Ah, io mi ricordo c'era un video. Ah, adesso quando esaminiamo la tizia lì. Voilà. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please, I'd really like to be alone now.
Cosa vuoi fare da solo, porchetto? Mamma mia. Allora, andiamo di qua. Guardate che bella tigre. Poverina, imbalsamata. Corri, corri, dai. Chi sarà mai qua dentro? E dai, non ti nascondere. Ho la pistola calda per te. Ah, qua c'è un documento. Allora, diario B del segretario. 8 giugno, mentre stavo mettendo in ordine la sua stanza, il capo è entrato con un'espressione furiosa in volto. Lavoro qui da appena 2 mesi ed è la seconda volta che lo vedo così arrabbiato. L'ultima volta era stata quando avevo urtato la statua, solo che questa volta sembrava addirittura più agitato. Per un momento ho pensato che stesse per farmi del male. 15 giugno ho finalmente scoperto che cos'è che il capo sta nascondendo. Se sapesse che l'ho scoperto, la mia vita sarebbe in serio pericolo. Oramai è troppo tardi, devo prendere i giorni come vengono. Poverino. Diario A segretario B, l'avrei chiamato io il file. Ah già, qua accendete la luce. La luce. La luce, brava. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Che sarà mai? Allora, qua ci sono le munizioni. Prendiamole. Nel mentre qua mi chiudono le ante, faccio un piccolo taglio quando non sono messo. Ok, allora possiamo andare avanti, va? Oh madò, tutte le volte mi devono interrompere. Porca miseria. Oh, qua non c'era niente, no. Allora, apriamo la porta. Sempre, sempre così. Faccio qualcosa, faccio un video, c'è sempre qualcuno che rompe. Allora, torniamo alla stanza dove c'era il ciccionetto. Se Claire apre la porta. Chief? E il capocchi è sparito. Qua c'è una chiave che prendiamo. Poi non c'era molti trofei. Ok, qua c'è un quadro, come potete vedere. Sto qua, dai. Sto qua, questa bella tizia. C'è un pulsante, lo premiamo. Qua mettiamo già questo, che è completo, così ce lo leviamo via. E prendiamo il documento. Diario del capo.
23 settembre, non c'è più niente da fare. Quegli imbecilli della Umbrella ci sono riusciti. Nonostante tutte le loro promesse, hanno rovinato la mia città. Presto le strade saranno infestate da zombie. Sto cominciando a pensare che anch'io potrei essere stato contagiato. Se dovesse essere così, ucciderò ogni singolo essere vivente. 24 settembre. Sono stato bravo a seminare confusione tra la polizia. Come deciso? Ho fatto in modo che nessuno potesse venire in aiuto dall'esterno. A causa del ritardo dell'intervento della polizia, nessuno riuscirà a uscire vivo dalla città. Ho anche provveduto di persona affinché tutte le vie di uscita dall'interno del distretto fossero interrotte. Ci sono ancora molti sopravvissuti che stanno cercando di fuggire attraverso i livelli inferiori, ma farò in modo che non ci riesca nessuno. Bel bastardo, aggiungerei io. 26 settembre, ho cambiato idea a proposito dei sopravvissuti rimasti all'interno del distretto. Ho deciso di eliminarli di persona. Ho colpito Ed alle spalle, trapassandogli il cuore. Meno di un'ora fa l'ho visto contorcersi dal dolore per terra in un lago di sangue. L'espressione del suo volto era assolutamente splendida. È morto con gli occhi spalancati fissi su di me. È stato bellissimo. Chissà se la figlia del sindaco è ancora viva. L'ho lasciata fuggire, così mi divertirò a darle la caccia più tardi. Sarò molto felice del mio nuovo trofeo. Sì, immobilizzata per sempre nella posizione che sceglierò io. Che bastardo, madosca. Mi sta sul culo. Allora, Bonda, qua possiamo andarcene a fan bagno. E diversamente dovrei aver preso tutto. C'è un cacchio qua. Qua sono libri, no. Non dice proprio niente. Lì c'è il divano che non mi fa passare. Di qua ci sono i cosi imbalsamati, gli animali. Qua niente, usciamo. Allora, adesso dobbiamo andare di qua, se non sbaglio, di qua così. Poi, sì, è di qua. Dritti, scendiamo le scale. Ecco, la puntata non è tanto complicata, eh. Non c'è molto da uccidere. Oh, scendi, ma... Dai! Dunque, abbiamo la pistola. Carica, sì, tutto fatto, sì, boh. Allora, andiamo qua dentro. Ah, sì, ok, adesso ricordo. Qua in fondo, usiamo la chiave, così la buttiamo via. Sì, la voglio buttare via, boh, qua l'abbiamo usata. Poi, andiamo di qua dove c'è la porta grossa. E l'apriamo. Ma porco! No. Oh, vai indietro. Ma che cazzo di mira c'ha sto gioco, porco? Giù da ballerino. Vaffanculo. Guarda lì che c'è un altro. Aspetta, facciamo così. Quanti ne ho ancora di proiettili? 3. Usiamo un po' la pistola, va. Vai, Amone. E anche tu vai con lui, va. Tanto siete gemelli. Adò, se sei duro, eh. Porca miseria, non me lo ricordavo. Tutti sti balenghi. Qua cosa c'è, un cazzo? Qua c'è una porta. Poi, ah, qua c'è dell'erba. Prendiamola. Guardalo qua, bastardo, volevi farmi l'agguato, eh. Pezzo di merda. Ah, carichiamo la pistola. Combina.
E andiamo di qua. Allora, ah sì. Dunque, poi qua usiamo la chiave. Oh, la vuoi buttare? Sì. No, è vero, cazzo. Ah, qua c'è un'erba rossa. La prendo, quanto spazio ho? Sì, va bene. E qua c'è una cosa brutta. Ma brutta, brutta, forte. Aspetta, ma mettiamo una balestra. Ma guardalo. Ah, già, ma spara tre proiettili alla volta, è vero. Ma guardalo te. Au! Pezzo di merda, oh. Minchia. Vabbè, abbiamo usato l'erba. Tutto per dei proiettili, vaffanculo. E altro qua non c'è, però la possiamo vedere che c'è un altro pezzo di così di pietra da prendere. Porca miseria. Lì ci andiamo poi. Entriamo qua, dai. Ah, qua c'è lo spray. Dai, prendilo. Ma, ah, ecco, è qua così, mi sa. Qua me lo prende. Porco! Vaffanculo! Pigliami il pezzo. Dai, vai a cagare, pezzo di merda. Fumante. Oh. Madosca, che non me lo ricordavo. Che spavento, io me ne vado via, basta. Porco Giuda. Oh. Perso il cuore, oh. Allora. Poi adesso dobbiamo scendere nel tombino. Che dove cazzo è già che si andava? Fammi un po' vedere la mappa. Forse entro lì. Vediamo un po' se era di qua. Un momento di... mi ha confuso l'Iker. Un momento di confusione in testa. Magari sto sbagliando, magari no. Dai. Poi c'ho i problemi coi tavoli. Porca miseria. Forse era di qua. Speriamo che sia giusto. Dunque, qua c'è dell'erba. Sì, è giusto. Allora, prendiamo l'erba. Vedendo la finestra ho capito che era la parte giusta. Poi, prendi questa. Porca miseria, che batticuore. Già ho problemi al cuore. Ma io queste finestre qua le posso chiudere? Ah no, il filo è tagliato. Vaffanculo. E scendiamo giù. Voilà. E adesso andiamo alla porta doppia che c'è qua a sinistra, se non sbaglio. Yes, qua. Poi qua c'erano... ah, c'ho anche un'erba. Facciamo così. Ahimè. Pigliamo l'erba rossa, che sono rare da trovare. Così. Qua ci sono i baobab. Dai, beccami.
Così alla cieca, eh. Con Leon l'avevano lasciati vivo, invece con lei li facciamo fuori. Dai. Ma perché non me lo becca? Porca miseria. Ogni tanto veramente la mira vaffanculo in sto gioco. Scendiamo al tombino. Yes. Ah. Entriamo qua che è la stanza di salvataggio. Allora, possiamo un po' di robetta. Dunque, questa la mettiamo qua, questa qua. Poi anche lo spray pigliamo. Coso di salvataggio. Dai, Claire, prendilo. E io salverei. Allora, salvare, sì. Memory card 1. E facciamolo qua. Claire B 02 magazzino T. E niente, io direi che per questa terza puntata è tutto. Un saluto da Crio, uno da Claire, e al prossimo video. Ciao ciao.